Zeppole di San Giuseppe senza uova, burro e glutine. In una ciotola versiamo la farina di mandorle, le proteine, lo psyllium, il lievito setacciato, mescoliamo bene questi ingredienti e mettiamo da parte. In un pentolino versiamo l'acqua, l'olio di cocco, ci spostiamo sui fornelli e portiamo a bollore. Poi spegniamo, ci spostiamo nuovamente sul tavolo da lavoro e andiamo a versare in un'unica soluzione gli ingredienti secchi. Mescoliamo energicamente, versiamo il composto in un piatto e lasciamo raffreddare. Successivamente riempiamo una sacca da pasticcere con una punta smerlata e andiamo a creare le nostre zeppole. Cuociamo in forno caldo e questo è il risultato. Una volta raffreddate, tagliamo a metà e farciamo con la nostra crema preferita. Io ho utilizzato una crema al mascarpone, poi ho guarnito le zeppole con delle fragole e dei mirtilli. Ho poi spolverato un po' di eritritolo a velo e questo è il risultato. Buon appetito!